Come l'ho vista? Abbiamo sofferto tanto, specialmente il primo tempo. Non riuscivamo a ruotare con la difesa, visto che loro giocavano a 4. E abbiamo fatto pochino, diciamo, ecco. Ci siamo solamente abbassati troppo e abbiamo concesso tanto. C'è tanto a livello di gioco, di possesso palla. Dovevamo farla noi, penso, la partita, invece l'hanno fatta loro. Peccato, perché era un'occasione importante per tutti. Ci dispiace tanto. La squadra è uscita stremata dal campo e abbattuta, perché ormai ci avevamo fatto la bocca, no? Arrivare fino in fondo. Ripeto, peccato, perché ce la potevamo fare. Comunque loro sono stati bravi a metterla dentro e noi no. Un approccio mentale sbagliato da parte dei giocatori? Ma io non parlerei di approccio mentale, perché si sono incontrate due squadre che una aveva tanto da perdere, l'altra non aveva niente da perdere, perché doveva vincere a tutti i costi. Il problema è che tu hai preso due gol passando in vantaggio, questo è il problema. Cioè, questo che dà fastidio, perché una volta che tu hai sbloccato, invece di accentuare, di aumentare l'attenzione e tutto quanto, abbiamo preso un gol in contropiede, cioè un'imbucata su Politano, una ripartenza, mentre fino a quel momento non aveva mai preso imbucate di quel genere lì. Quindi evidentemente la squadra si era un po' sciolta, pensava di andare a chiudere la partita e invece abbiamo concesso a loro. Troppe feste dopo il gol. Ma non è questione di fermo, ma ragazzi, arrivare qui è stata dura, è normale che un giocatore fa gol, cioè una squadra fa gol, c'ha in mano il passaggio, è normale che si festeggia, ma non è quello che ti ha fatto perdere la partita, secondo me, dai. Cioè, davanti avevamo una signora squadra, non ci nascondiamo, quindi loro hanno sfruttato quello che devono sfruttare. Non so se a rigore, perché dal campo non si è visto. Molto dubbio, quindi alla fine forse ce n'era uno anche su di noi, cioè, però tu almeno dopo il gol un'occasione l'hai avuta per chiuderla, un paio di occasioni l'hai avuta, non l'hai chiusa, è normale che alla lunga questa è una squadra, se concedi ti fanno gol, perché hanno qualità. Senti, la scelta di giocare, vabbè, contro 5-2 che poi si è trasformato da subito un 5-3-2 perché gli esterni loro ti attaccavano in continuazione, ripensatevi adesso, diciamo, a freddo. Riproporresti la stessa tipologia di squadra, forse in modo diverso, cercando di rischiare magari qualcosa di più e concedendo a una squadra che in difesa soffre molto e in attacco è sempre molto pericoloso? Ma guarda, ho scelto il 3-5-2 perché è un modulo rodato che ci ha portato fino qua, anche perché sapevamo che Bjarnason si alzava con Pasquale e Politano larghi, giocare uno contro uno con giocatori così veloci, sai. E io ho capito che soffrono dietro, sì, ma infatti dovevamo ripartire, non siamo mai ripartiti, e questo discorso, abbiamo perso tanti palloni, abbiamo tenuto pochi palloni, insomma il discorso era questo, cioè la squadra doveva far questo, non l'ha fatto, è normale che la tensione, la posta in palio molto alta, tutto quanto, ragazzi, sono partite secche purtroppo, non hai la possibilità di ripeterle, no? Di andare a fare il ritorno. Ci dispiace tantissimo, perché dopo una stagione così bella, così esaltante, così ricca di emozioni, è venuta questa delusione proprio nel momento che non doveva venire. Dispiace tanto, ragazzi. I ragazzi sono tutti distrutti, perché anche loro credevano nel passaggio del turno. Però è la legge del calcio, non fai gol, loro fanno gol, alla fine la perdi. Pescara, perché io sono di Pescara, sono di Nazionale Centro. Ma secondo me no, cioè secondo me possono arrivare, visto che dopo vanno a Vicenza, mancano due giocatori importanti, ma Pescara è sempre stata una squadra forte e che ha tolto il freno a mano, che prima avevo il freno a mano, cioè questo è, sono più sbarazzini. Adesso bisogna vedere sulle due gare cosa fanno, perché un conto è venire qui con l'acqua alla gola e giocarsi la partita senza problemi, perché tanto sono fuori, e un conto con le doppia sfida, vedere se con un po' di pressione addosso cosa faranno. Però non ci nascondiamo che questa è una squadra che è costata tanto, quindi è costruita per vincere il campionato, quindi dobbiamo essere sorpresi che si trova a fare i playoff. Adesso che cosa hai?
Ragazzi, per il momento niente, c'è troppa amarezza e troppa delusione, quindi vedremo nei giorni seguenti, vediamo un po' che cosa fare. 10 minuti davanti alla curva, che senso? Ma il senso che questa squadra ha fatto un bellissimo campionato, ha dato tanta emozione a questa gente che ci ha seguito dappertutto. Infatti eravamo convinti, volevamo chiudere in bellezza proprio per loro, ma per tutto il pubblico di Perugia, che è stato fantastico. Cioè, uscire così fa male, però penso che la gente ha capito e ci ha applaudito per quello che abbiamo fatto vedere quest'anno. Non ricordiamoci, non ci dimentichiamo che siamo una neopromossa. Siamo partiti per una salvezza tranquilla e alla fine ci abbiamo giocato per la lotteria dei playoff. E questo credo che sia un merito di questi ragazzi che hanno fatto un grandissimo campionato. Con la squadra allestita a febbraio, avresti avuto quest'estate, c'è un pizzico di rimpianto. Ma col senno di poi non si va lontano con i secoli, ma purtroppo siamo partiti come siamo partiti, ma credo comunque che abbiamo fatto tanta esperienza, no? Eravamo tutti all'esordio, io all'esordio, Goretti all'esordio, il presidente all'esordio. Sicuramente abbiamo peccato un po' di, come ti posso dire, di inesperienza. Sicuramente l'anno prossimo nel fare la squadra si penserà bene che non si può partire così in poca persona. Quindi la squadra va fatta con 22-23 giocatori importanti se vuoi lottare per qualcosa di importante. Il rammarico della stagione è solo questo? Io vado indietro nel tempo. Noi abbiamo fatto, se andiamo a vedere la prima parte di campionato, abbiamo giocato con 4-5 fuori quota ogni volta. Se ricordo bene la partita di Lanciano, ho dovuto schierare Crescenzi e Nico a centrocampo. Centrocampo a 2 perché non avevamo giocatori. Però la squadra ha sempre fatto il suo dovere. Normale che quando non hai, siamo partiti con non una rosa ampia, ha esordito Pozzebon, ha esordito Zebli, ha esordito giocatori della primavera, hanno esordito. E in panchina avevamo tanti giovani della primavera. Se noi andiamo a vedere che Fabinho ha preso la squalifica, Lanzafame era squalificato, quindi per una parte del campionato non avevamo questi due giocatori, è normale che qualcosa è venuto a mancare. E poi è venuto a mancare la giusta competizione, secondo me, perché quando una squadra sa che deve giocare sempre, un giocatore sa che deve giocare sempre, non si allena sempre al 100%. Quindi invece con gli annessi di gennaio del mercato c'è stata tanta qualità in più e tanta scelta in più e c'è stata tanta concorrenza in più. Infatti siamo cresciuti molto, anche perché gli elementi erano molto più tirati, molto più intensi, insomma. La squadra era una squadra molto più esperta rispetto all'inizio, però credo che non si possa rimproverare nulla a nessuno. Abbiamo fatto un grandissimo campionato, ragazzi. Credo che veramente da come siamo partiti sia stato fatto un grandissimo lavoro. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che sono stati fantastici. Peccato perché potevamo andare avanti, secondo me. Passare questo scoglio era molto importante, dopodiché eravamo, secondo me, era tutto in discesa, secondo me. Però non ci siamo riusciti, in merito agli altri che sono stati più bravi di noi. Cioè il Vicenza più abbordabile del Pescara? Ma secondo me sì, perché il Pescara davanti, ragazzi, ha tanta, tanta qualità. Giocatori rapidi di qualità. Nonostante, se andiamo a vedere, gli mancano due giocatori importanti a Vicenza, come Di Gennaro e Cocco, sono due giocatori importanti e credo che faranno fatica contro questa squadra. Andrea, la tua città e il tuo pupillo stanno a guardare. È vero, non ci stavo pensando, mi hai fatto pensare. La mia città e il mio pupillo. Peccato perché, ripeto, è stata una stagione molto bella e molto stressante, tra virgolette, perché il campionato di Serie B è molto lungo. Però sono stati più i momenti belli che quelli brutti. E questo
è molto importante, vuol dire che la squadra ha sempre lottato per qualcosa di importante. Futuro dei campioni? No, non parlo di futuro, però con la mente serena è da farsi. Però sicuramente, non lo so, vedremo, dai. Vedremo. Vedremo, perché sai, perdere così fa male, non è facile poi ripartire con una sconfitta così, quindi non lo so, dobbiamo vedere, parlare, valutare tante cose. Però anche l'anno in cui ci furono i playoff per andare in Serie B, ricordo che purtroppo quell'anno insomma ci fu la sconfitta sempre al Curi. Insomma, poi dopo lei è stato richiamato e è stato di buon auspicio perché poi c'è stata la promozione diretta in Serie B, quindi parlare insomma di delusione ha superato anche le aspettative, no? Credo che, cioè, il primo obiettivo era la salvezza, la raggiunta con il primo di anticipo. Sì, 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 l'abbiamo raggiunta con 8 giorni di anticipo, sì. Però nel calcio vanno avanti i risultati, non si può vivere di quello che si è fatto, troppo facile. Oggi dice la realtà è che abbiamo perso un playoff, siamo usciti dai playoff, quindi bisogna un attimino valutare tante cose, sedersi a tavolino, parlare, vedere i programmi societari, cosa vogliono fare, tante piccole cose, poi, ma non è neanche la sede adesso per parlare di queste cose, quindi sicuramente in settimana ci incontreremo e parleremo di tutto, poi vedremo, perché meglio farla a mente serena, non ancora con la partita in testa. Posto. Grazie a voi.